essere oggi alla guida di un'azienda che non è un'azienda che è un'azienda che ho ereditato e che non è un'azienda personale che ho fatto io è molto complicato, per un motivo, perché col genitore è un esame ogni giorno. Io ricordo con papà mio ogni giorno bisognava dimostrare di essere capaci. Dall'altro lato, ogni giorno io dovevo scontrarmi con una realtà, purtroppo almeno di 30-40 anni fa, dove tutto veniva impersonificato nella figura del proprietario. Invece la mia mentalità mi porta molto ad essere aperto, a decidere di affidare delle deleghe ai miei collaboratori. Perché oggi è molto importante il risultato, che non può essere soltanto frutto della mia competenza o del mio merito, deve essere il risultato di tantissime competenze, perché veda, io parto dal presupposto che il valore di un'azienda è un valore non solo di puro lavoro, lavoro inteso come crescita, come ricchezza, perché noi imprenditori dobbiamo fare dei profitti, se no falliamo in un momento difficilissimo come questo, però è un valore etico. Io le faccio un esempio: la mia azienda ha ad esempio dei collaboratori che rappresentano già la terza generazione, il nonno, il padre, il figlio. Questo per me è una di quelle responsabilità enormi, perché anche quelle persone che hanno creduto molto in me, hanno fatto delle scelte importanti per la mia azienda, loro sono il vero cambio generazionale, perché sono riusciti anche loro a capire che insieme a me dovevamo crescere e adottare un nuovo modo di fare impresa. Poi gli scontri sono normali, perché lei, allora, indubbiamente io non so se farò lo stesso con mia figlia, però indubbiamente l'azienda viene vista come un bene proprio. Mio padre era molto geloso dell'azienda, era molto geloso del tramandare una cosa sua, perché se la sentiva completamente sua. Questo è stato il vero cambio che io ho adottato. Poi le dico sinceramente, era la prima persona che aveva tantissima fiducia in me. Qualsiasi cosa diceva, se non lo posso mai dimenticare, avete parlato con mio figlio, decide ora mio figlio, perché lui era consapevole che quello che avevo portato io era un bene per tutti quelli che lavoravano nell'azienda, però indubbiamente l'ho dovuto dimostrare sul campo. Ecco, se fosse stato sicuramente un'azienda che non era la mia, io sarei stato forse anche più scontroso, più irruente. Quando si ha davanti il padre, bisogna sapere che è una figura che ha due sfaccettature: il padre e il tuo datore di lavoro. Il tuo datore di lavoro che ti può anche dire che tu hai sbagliato, ti può anche dire, e te lo dice in modo alcune volte anche diretto, brutto, perché sa che con te può fare tutto perché sei il figlio. Ecco, possibilmente mio padre alcune volte trattava meglio i suoi collaboratori che non me. Con me si irrigidiva, perché ne aveva la titolarità da ambedue lati, quella paterna e quella di datore di lavoro. È molto difficile dimostrare sul campo di essere capaci con dei genitori molto forti. Mio padre è uno di questi, un genitore forte, ha fatto crescere molto l'azienda, e di questo noi ne siamo molto grati, però nello stesso tempo le dico che il mio è stato un lavoro doppio, per saper dimostrare di essere all'altezza. Per fare qui noi partiamo da un presupposto: la gallina si spenna quando muore. Ecco, allora, purtroppo è molto sbagliato, perché tu devi essere capace di passare questo testimone, che, come dicevo poc'anzi, l'azienda non è un nostro bene personale, è un bene che noi dobbiamo avere la capacità di tramandare, ma non quando hai 75 anni o quando hai 80 anni. Io nella mia azienda lo comincio a fare da ora. Da me, mia figlia, che studia in legge, il pomeriggio spesso viene in azienda da me, deve cominciare a capire effettivamente quella che è un'azienda, quelli che oggi sono i problemi, ma non li può capire quando io avrò 70 anni, quando io avrò 75 anni. Lei passerebbe adesso la sua azienda a sua figlia? Se ne avesse l'opportunità? Per un semplice motivo, no. Io lo so, sono molto... non amo i grigi, io sono bianco o nero. Le dico di no perché non ne avrebbe le capacità, però in azienda ho una squadra che sarebbe domani all'altezza di poter andare avanti, perché quello che io ho sempre creduto, che sia le perdite che le vincite non sono mai personali, sono di chi tu sei capace
di farti collaborare. Io devo molto ai miei collaboratori, perché sono parte importantissima della mia azienda. Senza di loro io sarei destinato a non farcela.